Salve gente benvenuti in un nuovo video di Mite e Misteri SCP. Oggi parleremo dell'SCP-045, chiamato anche convertitore atmosferico, classe dell'oggetto Safe. Di questo SCP non è disponibile la foto. Procedure speciali di contenimento. SCP-045 deve rimanere affisso ad una piattaforma di osservazione, All'interno di una camera emisferica dai 5 metri di raggio, alla stazione di ricerca oceanografica 12, posizionata alle coordinate sul fondo dell'Oceano Pacifico. La camera in questione deve essere ridotta di neon allo stato gassoso, fino ad ottenere una pressione tale da contestare quell'area del circostante. La camera è separata dalle posizioni abitative della stazione dai 5 metri di acqua marina locale e tutte le interazioni con SCP-045 possono avvenire esclusivamente in, tele in telepresenza ovviamente dei robotici. Le restrizioni che tengono SCP-045 ancorato alla piattaforma di osservazione sono equipaggiate con dei meccanismi a rilascio rapido che devono essere attivati se necessario nel caso di una breccia nel contenimento. Dato l'attività sismica associata con SCP-045, nel caso in cui la camera di contenimento dovesse essere danneggiata o distrutta durante un'attività sismica locale, SCP-045 deve essere recuperato in remoto via droni comandati a distanza e tenuto a non meno di 10 metri lontano da qualsiasi spazio abilitato da esseri umani fino a quando la camera di contenimento non sia ripristinata alle sue condizioni ottimali. Descrizione. SCP-045 è un saedro composto di ghiaccio dodicesimo segnato da pesanti fratture planari disposti in una configurazione regolare e complessa. SCP-045 ha un raggio di medio di 1,7 m e una densità pari a 2,6 g cm3, una misura quasi doppia rispetto ad un ghiaccio dodicesimo non anomalo. SCP-045 rimane in un stato stabile in uno spettro di temperatura che possono variare da 0,74 ai 500 gradi Kelvin approssimativamente dai 273-273 ai 227 e delle pressioni atmosferiche fra dai 0,4 Pascal ai 3 GPa approssimativamente dalle 3,5 microatmosfere alle 29600 atmosfere. Nonostante sia possibile sciogliere e vaporizzare SCP-045 in condizioni termiche e bariche al di fuori di questi estremi, le molecole di H2O nell'oggetto sono astratte l'una dall'altra tramite mezzi sconosciuti, il che le fa rimanere in stretta vicinanza tra loro, a meno che non vengano separate con la forza. L'acqua in questione si ghiaccerà nuovamente non appena le condizioni ritorneranno all'interno dello spettro di stabilità dell'oggetto. Tutte le porzioni che rimangono separate dal corpo principale in seguito al ristabilimento di queste condizioni diventano a loro volta i icosaedi di dimensioni minori, ma identici in forma e proprietà alla monta di SCP-045. Basandosi sui dati disponibili, al momento si crede che SCP-045 sia un, una proiezione tridimensionale di, di un IP di Cosaedro. Ancora non è chiaro come SCP-045 sia in grado di mantenere un pro... una proiezione stabile in una dimensione minore, né se sia possibile adoperare tale metodo per aiutare nel contenimento di altri elementi SCP con proprietà dimensionale anomale. Dalle ricerche sono in corso su entrambi questi quesiti. Ad intervalli impe impendicibili, dalle due settimane ai tre mesi, SCP-045 comincerà a ruotare spontaneamente intorno a diversi assi di rotazione contemporaneamente, per un periodo non più lungo di 73 giorni/secondi. Durante questo periodo accadranno una serie di eventi sismici di portata ridotta, dall'indice minore di 2,5 sulla scala Richter, nelle immediate vicinanze di SCP-045. Se si impedisce a SCP-045 di, SCP di rotare liberamente, gli eventi sismici aumentano di intensità in modo logaritmico, raggiungendo una massima di 5.3 sulla scala Richter. Alla fine di un periodo di rotazione, il valore dell'effetto di SCP-045 sarà raddoppiato per un tempo pari a quella rotazione. Nel caso azoto ad organ ad a, -A o d'argon in forma gassosa vengono a trovarsi in un raggio inferiore di 3,7 metri da una qualsiasi porzione di SCP 0,45. Questi elementi vengono rimpiazzati da composti diversi. L'elemento N2 viene sostituito con acqua liquida ad un tasso di conversione di 1 mol N2. 1,98 mol H2O è l'elemento Arviene sostituito da NACCL in forma cristallina, ovvero d'assol sale cucina, a dal di acucina, ha un tasso di conversione di 1 mol R. 4,6 mol NaCl SCP-045 è stato scoperto nel 1972, quando un sottomarino della Fondazione della Ricerca in un luogo adatto per la costruzione di una nuova base sottomarina fu dirottato per investigare l'epicentro di una serie di scosse sismiche, Estremamente forti e estremamente localizzate. SCP-045 fu trovato incastrato in un crepaccio che non gli permetteva di ruotare liberamente. Rimosso da questo crepaccio, l'oggetto fu portato in direzione del per essere studiato in dettaglio. E entrò nelle radio U dell'atmosfera interna dei veicoli e ha cominciato a mostrare i suoi effetti anomali. Tale accadimento ha portato alla beccia catastrofica dei protocolli interni di contenimento e la parte di 12 membri dell'equipaggio. SCP 045 fu dunque lasciato sul posto e sottomagino mosso al di fuori del raggio degli effetti anomali dell'oggetto. Se il video ti è piaciuto, dimmi a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!